Sono tanti i cittadini romani che, rimasti vittime di incidenti procurati dalle buche sull'asfalto o il cattivo stato dei marciapiedi della città, si rivolgono al Tribunale Civile per chiedere risarcimenti. Ma non è così facile ottenere riconoscimenti. Un tacito accordo tra giudici e comune scarica sui cittadini la responsabilità. È comune imbattersi nella formula di rito della presunzione di conoscenza, che si riassume in "sei caduto in una buca, dovevi saperlo che le strade di Roma sono sentieri disseminati di crateri". I dispositivi di sentenza, grazie alla presenza di agguerriti avvocati della comune, riescono ad affermare cose del tipo: il sinistro si è verificato in ore diurne in condizioni di visibilità buone. Per avere ragione bisogna presentare documentazioni iperaccurate, ottimo materiale fotografico, super testimoni e, come sempre, tanta pazienza. I rincari dell'energia non risparmiano nessuno e l'effetto domino è garantito per chi può permetterselo. Le lavanderie industriali fanno cartello e applicano rincari del 20% per fronteggiare le mega bollette. È un settore che conta una decina di aziende laziali di medie e grandi dimensioni, che lavano e disinfettano biancherie e lenzuola di quasi tutti gli ospedali pubblici, cliniche e alberghi. Questi ultimi in particolare scaricheranno gli aumenti sulle tariffe e giù nella domino sino a quando si arriva al singolo, che non potrà far altro che spendere di più. Ad ogni elezione li rivediamo, i sempre più inutili bandoni elettorali per strada, vecchi, arrugginiti, costosi, ormai usati pochissimo per la propaganda elettorale. Il comune discute la mozione della lista Calenda per farli sparire e la maggioranza dell'aula si è mostrata d'accordo, ma c'è un problema non da poco: le plance piantate sui marciapiedi sono lì per una legge nazionale datata 1956 che ne stabilisce l'entità rispetto al numero dei residenti. Chi ha fatto i conti ha calcolato che Roma spende circa 650.000 euro all'anno per i bandoni, a cui vanno aggiunti i costi della manodopera impiegata per il trasporto e l'installazione, ma anche le spese di ripristino della pavimentazione, che puntualmente viene forata senza riguardo se i pali sono conficcati oltre che sui marciapiedi, su aree verdi o di valenza archeologica e storica. Francesco Rutelli come una guida turistica, ma solo per un giorno. L'ex sindaco di Roma, il primo eletto direttamente dai cittadini, lunga carriera politica alle spalle e oggi presidente dell'ANICA, si è messo a disposizione per una visita speciale al Foro Romano, dall'Arco di Tito alla Curia, sulle tracce del suo ultimo libro che si chiama Roma Camminando. Ha raccontato al pubblico aneddoti ed episodi della politica dell'antica Roma, che ha molto apprezzato, ma il Rutelli Cicerone è stato solo per un giorno. Repliche non sono in programma, la sua è stata praticamente una presentazione itinerante del libro.